momento molto particolare questo congresso nazionale FADOI, in cui il mio intervento si va a inserire in quello che io considero strategico per la sostenibilità del sistema, cioè siamo chiamati tutti noi istituzioni e operatori a rispondere a un bisogno di salute. E quale ruolo possono giocare le società scientifiche, i professionisti a supporto delle istituzioni. Quindi ci troviamo in un contesto in cui è la mia proposta, la mia riflessione a chiamare quanto in un momento così particolare in cui noi dobbiamo essere consapevoli del contesto e dello scenario di riferimento in continua evoluzione su tutto ciò che è innovazione continua, ma soprattutto ciò che è sostenibile e ciò che è la sostenibilità della spesa. Noi ci troviamo a una proiezione di spesa rispetto ai tetti programmati sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale a sfondare di quasi l'1% di questo tetto, che significa quasi 1,5 miliardi. E qui la grande opera dell'interazione con le società scientifiche e i professionisti. Che cosa significa? Non garantire la risposta sulla base del valore economico, ma sull'appropriatezza, sull'informazione e coinvolgimento del paziente nell'aderenza. Noi abbiamo il 30% della popolazione affetta da patologie croniche che vanno a impattare sul 70% delle risorse. 30% vuol dire pazienti, in particolare over 65, in multiterapia, in cui l'esatto coinvolgimento, l'esatta indicazione, l'esatta appropriatezza può contribuire e garantire anche alla sostenibilità del sistema. Il punto fondamentale sarà poi garantire la sostenibilità dell'innovazione, di tutto ciò che è innovativo, le nuove terapie, ipotizziamo soprattutto le nuove CAR-T, queste terapie che gli antigeni chimerici, one shot a risoluzione di patologie particolari ematologiche come le linfoblastiche acute piuttosto che i linfomi grandi a cellule B. Questo che cosa significa? Significa che noi dobbiamo liberare risorse. Per liberare risorse vuol dire fare un percorso di sensibilizzazione sull'utilizzo anche dei farmaci generici equivalenti, ma soprattutto sui biosimilari. Tutto ciò che l'agenzia regolatoria AIFA mette a disposizione secondo un processo e un percorso di valutazione e validazione di qualità, sicurezza ed efficacia, a testimoniare che per il cittadino, per il paziente, tutto è garantito. E qui un ruolo fondamentale ci giocano i professionisti, le società scientifiche che fanno informazione e cultura su loro stessi, ma soprattutto sui pazienti.